Il vice sindaco Zonta conferma la gara per l'ascensore di Prato Santa Caterina. È da rifare. Ponte Nuovo ancora nel caos, assenza dei vigili durante il mercato e c'è pure una comitiva. Il Consiglio dei Ministri stronca i velox selvaggi e a Romano De Zellino torna l'apparecchio sulla Valsugana. Arrivano da Abano Terme per un pellegrinaggio al Tempio Sario, trovano chiuso ma sui siti non c'è scritto nulla. Ponte Vecchio pieno di ragnatele, dopo la denuncia di un bassanese emigrato all'estero scoppia la polemica. Domani verrà affidato l'incarico per l'autopsia sul corpo di Bettollini. Sperimentazione a 9 per un collettivo di artisti, la ceramica invade la città. Si apre la stagione venatoria e arriva il primo incidente, cacciatore si spara sui piedi. Entro 3 anni la frazione di Arsego di San Giorgio delle Pertiche avrà la nuova scuola primaria. Buonasera a tutti voi, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di TG Bassano. Lo avete sentito e visto dai nostri titoli dopo l'anticipazione, proprio nel nostro TG Bassano di sabato, le parole dell'assessore ai lavori pubblici, nonché vice sindaco Andrea Zonta, confermano che la gara per l'ascensore è da rifare da zero. Meglio rifare i documenti, i progettisti ci stanno già lavorando. Adeguare i prezzi, fare la gara e permettere alla ditta che vincerà la gara di poter entrare in pieno su quel progetto, su quell'esecuzione dei lavori e farla senza creare problematiche alla città. Come avevamo anticipato nel TG di sabato, il percorso dell'ascensore che dovrebbe collegare Prato Santa Caterina a Viale dei Martiri è da rifare. Ovvero, non tutto, ma solo la gara. Dopo l'aggiudicazione da parte dell'unica ditta che si è presentata rispondendo agli inviti del comune, è successo qualcosa e l'ingranaggio si è inceppato e ora bisogna ripartire da capo. E sono quelle cose che accadono ogni tanto, purtroppo diciamo che l'importo lavori per una serie di motivi non dava possibilità alla ditta che comunque aveva fatto una gara, teniamo presente che aveva partecipato, aveva fatto un prezzo. Probabilmente in controlli suoi successivi ha visto che non c'erano gli spazi per poter eseguire bene l'opera. Il vice sindaco, che ricopre anche il ruolo di assessore ai lavori pubblici, vede però il bicchiere mezzo pieno. Ci porta a dover affidare dei lavori che poi magari si bloccano per motivi vari e rischiamo di avere un cantiere in una parte molto delicata della città che magari crea un fregio per parecchio tempo. E arriva anche la conferma che il progetto non si tocca, tutta la parte di preparazione è a posto. Resta da capire però quali saranno i tempi tecnici per adeguare i prezzi, rifare gli inviti alla gara e ripartire poi con il percorso. Non ci sono problemi sulla parte tecnico-progettuale di autorizzazioni, per cui si tratta solamente di adeguare le cifre, adeguate le cifre si può ripartire. Restiamo in città, Ponte Nuovo, caos nel weekend, complice l'assenza dei vigili, un gruppo, pensate, di 20 persone attraversa indisturbato il ponte nel tratto del cantiere. Quando della vittoria è solo un nome, sì, perché l'anche cosiddetto Ponte Nuovo da festeggiare della sua ripartenza parziale a poco e niente, anzi, ormai è sempre più un grattacapo per la giunta Pavan. Un ponte ancora sotto i ferri, pericoloso secondo l'amministrazione comunale per il passaggio di ciclisti e pedoni, attraversamento vietato da un'ordinanza supportata dalla presenza ritardataria di segnaletica e polizia locale. Ma come si suol dire quando il gatto non c'è, in questo caso ciclisti e pedoni passano. Per lunghi tratti del fine settimana, infatti, come possiamo vedere dalle nostre immagini, nessun controllo, una scelta obbligata secondo l'amministrazione per distribuire le forze della polizia locale in città. Assenza però che riporta il ponte nel caos. Domenica un gruppo di 20 persone passeggiava indisturbato lungo il cantiere, come vediamo da questa foto che circola sui social, una situazione di estremo pericolo tra possibili buche, attrezzi da lavoro e un manto ancora in lavorazione. E se da una parte c'è la preoccupazione di un'ordinanza non rispettata, dall'altra una situazione traffico che viaggia su un manto di cristallo. Questa mattina una bisarca ferma in Viale Vicenza ha paralizzato la circolazione verso il terzo ponte.
ponte, unica strada d'accesso alla città da ovest. Un normale imprevisto che però pesa come non mai sul nuovo, anche se temporaneo, disegno del traffico della città, che potrebbe accompagnare Bassano e Bassanesi ancora per molte settimane. Da un ponte all'altro, perché dopo la testimonianza del signor Alfonso, emigrato in Canada e tornato nella sua Bassano a 88 anni per vedere il Ponte Vecchio, ebbene in città si accende la polemica. La delusione del signor Alfonso Parolin, emigrato bassanese di 88 anni che vive in Canada, amareggiato per lo stato di incuria in cui versa il Ponte Vecchio, ha fatto, proprio come lui, il giro del mondo, partendo da Bassano e arrivando oltreoceano. In tanti hanno condiviso e commentato il post sui social del nostro servizio TG. In tantissimi hanno condiviso lo stato d'animo del signor Alfonso, con la speranza che possa tornare presto nella sua Bassano, trasformando la delusione in soddisfazione, ammirando un ponte tirato a lucido, come merita Bassano, la sua storia e quella di chi ama la città. Sono un bassanese dispiaciuto di questa vetrina, ma come me penso tanti altri cittadini, per cui lo dovremo far tornare, augurandogli di poter tornare presto e di fargli ritrovare un ponte vecchio, pulito e in ordine. È chiaro che se però continua ad esserci questa amministrazione e le cose non cambiano, non è una cosa che possiamo garantire, ecco. Ma mi auguro, e sono sicuro che i bassanesi ormai ne abbiano anche abbastanza e al prima occasione possano cambiare davvero. Una vicenda che sottolinea ancora una volta come spesso la felicità sia davvero a portata di mano, in questo caso di scopa e stracci, ma quella mano bisogna tenderla. Tradotto, bisogna fare qualcosa e l'opposizione cittadina su questo non risparmia critiche all'amministrazione Pavan. Il ponte deve essere tenuto pulito, non tanto come vengono tenute pulite le strade, come vengono tenuti puliti i monumenti. È un monumento nazionale, come tale bisogna fare un contratto con delle ditte specializzate che possano fare delle pulizie di diverso livello. Qua non si chiede di fare un restauro ogni 6 mesi, ma almeno di fare una pulizia costante, perché non ci siano delle ragnatele. Ma è evidente che questa amministrazione non si prende a cura di niente, né tantomeno si prende cura del monumento nazionale. È una cosa davvero triste, è un'amministrazione che spende 124.000 euro in consulenze sulla Mazzini senza aver fatto assolutamente nulla, perché deve farsi dire cosa si può fare in questa situazione. Forse sarebbe stato più opportuno e anche più apprezzato da tutti se questi soldi li avessero dedicati a far pulire il Ponte Vecchio con regolarità. Arrivano a Bassano dalla provincia di Padova per un pellegrinaggio al Tempio Sario, ma trovano tutto chiuso. Una gita a Bassano, un omaggio a quei 31 giovani impiccati nel Viale dei Martiri che fra pochi giorni saranno ricordati dalle istituzioni. Poi una passeggiata in centro per andare a rendere un saluto alle migliaia di soldati che riposano nel Tempio Ossario, che però è chiuso di domenica. E così, tanti saluti. Questo è il triste riassunto di una giornata di festa per un gruppo dell'associazione Reduce Ex Combattenti e Mutilati di Abano Terme, che sono arrivati a Bassano del Grappa per una gita di piacere, di cultura e naturalmente di memoria. E così, dopo una preghiera sotto i lecci che recano i nomi degli impiccati dell'eccidio del 1944, è iniziata la seconda parte della mattinata per il gruppo padovano. Ecco il racconto di quanto è accaduto. Una cosa o l'altra, avevamo già col cuore proprio a pezzi, diciamo, no? In più era anche caldino, in più anche persone, io ero uno tra i più giovani, quasi 65 anni, e quindi si può immaginare, c'era anche gente in carrozzina. E dopo siamo arrivati finalmente a Sto Ossario, c'era anche altra gente là di altre comitive che erano andate appunto a vedere, e ho trovato il cartello con scritto chiuso, domenica chiuso. Quando sul sito, ci eravamo informati sul sito, una cosa o l'altra, dava degli orari ben precisi, di apertura la mattina al pomeriggio. E sapevamo già dall'anno scorso che c'erano alcune associazioni, tipo ex combattenti, oredici e altro, che si occupavano appunto di tenere aperto la domenica. Il Tempio Ossario era chiuso come ogni domenica da qualche tempo, e se chi bazzica a Bassano ogni giorno lo sa, chi viene da lontano rischia di trovare una brutta sorpresa. Ma basta guardare le informazioni sui siti di riferimento, direte voi. Ecco quindi i siti di riferimento. Quello del Ministero della Difesa dice genericamente che nei giorni di sabato e domenica, nonché nei festivi, l'apertura è a cura dei volontari delle associazioni. Quindi non si parla di chiusure.
Il sito del comune si spinge addirittura a dire che nei weekend le aperture continueranno a essere garantite dalla preziosa collaborazione delle associazioni combattentistiche ed Arma con i seguenti orari: 10-12, 15-18. Peccato che si tratti di una comunicazione che risale addirittura alla precedente amministrazione e che le cose oggi siano decisamente diverse. Ai padovani non è rimasto che fare una foto di gruppo davanti al tempio chiuso, segnandosi i veri orari di apertura per un'altra volta. L'importante è che la prossima gita non si svolga di domenica. Si vede che la memoria è solo feriale. E nel giorno in cui il Consiglio dei Ministri vara la stretta sui velox selvaggi, torna l'apparecchio sulla statale 47 a Romano De Zelino. La postazione, già entrata, lo ricorderete, nella polemica rovente con tutto il territorio, è stata notata da molti automobilisti. Le foto hanno fatto il giro del web in poche ore, suscitando clamore e reazioni molto forti da parte degli automobilisti della zona. E a proposito di circolazione stradale, fare rifornimento costa sempre di più. Noi abbiamo chiesto ai bassanesi quanto pesano questi aumenti. Fare rifornimento costa sempre di più. Abbiamo chiesto ai bassanesi quanto pesano questi aumenti e come far fronte alle necessità. Benzina sempre più cara. Come si fa fronte a questi aumenti? Devo cavarmi il sangue. Mai è una barzelletta. Ogni estate, a agosto, settembre, boh, va su, no. Nessuno fa niente per... Io so già in partenza che ogni anno succede, però... Ma il governo ha interesse che vada su, perché c'ha più accise, più soldi. E puoi fare qualsiasi cosa e te l'aumentano sempre. Siamo messi in queste condizioni. Si cerca un po' di bilanciare le spese, più che altro, più che rinunci. E nient'altro. La benzina è sempre più cara, lei fa la scelta di girare in bicicletta. Sì. Quando posso. Però purtroppo serve anche la macchina, e oggi come oggi. Io poi che ho i familiari che abitano un po' lontanino, sento il peso, per cui... Ecco, quanto pesano questi aumenti? Pesa parecchio nell'ambito del bilancio familiare, incide... Un 5-10%. Come si fa fronte a queste spese, a questi costi così pesanti? Ecco, con la bici o con la macchina elettrica. Ecco. Quanto pesano gli aumenti della benzina sul bilancio familiare? Tanto, guardi, io uso tanto la macchina e costa veramente tanto, sia il diesel che il benzina. Anche se arriverà a 2-3 euro, ci dovremo abituare, perché se ci serve dobbiamo usarla, ecco. Torniamo a parlare della tragedia di Cadiraio con gli ultimi aggiornamenti. Sarà conferito domani l'incarico per l'autopsia sul corpo del 46enne Marco Bettollini, che ha perso la vita, lo ricorderete, per salvare l'amico e collega Alberto Pin, le cui condizioni sarebbero in costante miglioramento. Sempre domani il pubblico ministero Giovanni Valmassoi avrà un vertice in procura con gli ispettori dello SPI, da cui dovrebbero arrivare alcune indicazioni più chiare sul gravissimo incidente avvenuto. Noi adesso voltiamo pagina, diamo a voi la parola con la nostra rubrica E io chiamo Rete Veneta. Parliamo di buche pericolose in centro città. Pavimento dissestato nel cuore della città. È questa la segnalazione che arriva da una cittadina che, con un messaggio inviato alla nostra redazione, racconta di un punto crepato della strada, una buca pericolosa. Passando dietro la Torre delle Grazie, scrive la nostra telespettatrice, stavo scrivendo per mettere in evidenza il punto rotto e nello stesso momento una signora è inciampata. Un inciampo questo, per fortuna, senza conseguenze, ma la sorte non è sempre scontata, soprattutto se si pensa ai tanti cittadini turisti che ogni giorno attraversano la via. Non solo una pavimentazione dissestata, ciotoli di pietra mobili appuntiti, abbandonati sulla strada alla portata di tutti, soprattutto di qualsiasi gesto incosciente. E continuate a segnalarci episodi di degrado, sporcizia, pattume, insomma problemi in città. Questi sono i nostri recapiti. Noi raccoglieremo le vostre segnalazioni e, come sempre, le porteremo all'attenzione di chi di dovere. Adesso parliamo di sport, perché è stata una domenica da record a Rosà: 500 famiglie, 30 associazioni sportive e Irigem per regalare una domenica di grandi emozioni.
30 associazioni sportive, quasi 500 bambini con i loro genitori e l'entusiasmo di sportivi appassionati che hanno invaso Parco delle Rose per la giornata conclusiva di Sport in Festa, la manifestazione promossa dal Comune di Rosà, dedicata all'inclusione, alla crescita dello sport locale e alla valorizzazione delle sue eccellenze. Una rassegna durata una settimana, iniziata con il ricordo a Basilio Trevisan, poi la serata suggestiva ed emozionante dedicata al Baskin per ribadire che lo sport è di tutti. Tappa d'obbligo con i bambini alle scuderie della famiglia Brotto e gran finale domenica pomeriggio. Come amministrazione siamo contenti di iniziare con il passo giusto. A settembre si inizia con entusiasmo e divertimento all'insegna dello sport e dei valori che insegna. I bambini, no, che hanno partecipato, vedere che hanno provato altre discipline sportive, verificando anche le loro capacità, per me che sono uno sportivo nato, è una situazione immensa. Sport e benessere, sport e bellezza, un messaggio che anche quest'anno ha visto Irigem, l'ente di formazione professionale, protagonista con le alunne di estetica e acconciatura. Una presenza che ha permesso alle ragazze di mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti a scuola, ma soprattutto a tantissimi bambini di divertirsi con il trucca bimbi. Ci divertiamo, mettiamo in atto un po' quello che facciamo a scuola, nei laboratori, le ragazze così insomma si divertono con i bambini e come sempre è un grande successo perché abbiamo sempre la fila di bambini. Abbiamo la fila anche di bambini, come si vede, che tornano a casa felici, merito delle mani delle nostre ragazze. Le premiazioni alle eccellenze sportive rosatesi hanno confermato che scuola e sport sanno andare a braccetto e che la famiglia riveste sempre un ruolo fondamentale. Investire nello sport significa investire nel futuro e i risultati, al di là delle classifiche, fanno vincere tutti, sempre. Stiamo a parlare di sport, andiamo in Serie D, debutto convincente in casa del Bassano. 15 anni fa Bassano e Portogruaro si affrontavano in un'attesissima finale playoff. Oggi le due squadre si giocano salvezza e forse qualcosa in più in una Serie D affascinante come non mai. L'abbraccio del mercante per dare il bentornato ai giallorossi nel massimo campionato dilettantistico è stato emozionante, così come la partita dei ragazzi di Mister Pontarollo, che portano a casa un pareggio che vale l'imbattibilità in campionato con 4 punti in 2 gare. Niente male per una matricola. Taiwo firma l'1-0 del Bassano, poi al 39esimo un innocuo retropassaggio mette in difficoltà il portiere Papagno e arriva la frittata. Gli ospiti si portano sul 2-1, ma a fare giustizia ci pensa Gerardi per il 2-2 finale e i sorrisi al 90esimo sono il francobollo per spedire la cartolina del Bassano 2023 più lontano possibile. Ci spostiamo adesso a 9, sempre più capitale della ceramica. Obiettivo sperimentare, obiettivo creare. Obiettivo stupire, obiettivo armonizzare gli intenti, la materia, gli spiriti e le competenze. È così che a 9, in occasione della festa della ceramica, un collettivo di artisti ha deciso di costruire 3 diversi forni per la cottura della ceramica, realizzando davanti ai presenti pezzi unici sfornati in un atto di creazione, passione e condivisione. Il nostro gruppo è nato un po' per caso. Ci siamo incontrati in diverse situazioni che riguardano sempre il mondo della ceramica, come la pittura di Sbittarte, che è un appuntamento fisso del venerdì, di cui si è parlato molto anche ultimamente, e poi tantissime altre occasioni, come i forni sempre qua in piazza, perché Antonio Bonaldi, appunto, che è il nostro promotore, il nostro fochista, quello che accende la passione anche in tutti noi, si è messo in prima persona a disposizione. Abbiamo realizzato 3 forni,
per poter portare la cottura da ceramica all'interno della vita di persone che solitamente di ceramica non ne hanno tanta familiarità. Fargli vedere concretamente come funzionano i vari materiali, far vedere tutto il percorso dalla costruzione all'oggetto finito che verrà in un primo momento estratto dal forno incandescente per dei piccoli momenti di dimostrazione pratica di quello che succede all'interno del forno. E adesso vediamo altre brevi notizie dal territorio. Ieri sul Monte Zebio, come da programma, si è svolta l'inaugurazione del cimitero restaurato della Brigata Sassari, campo A e campo B, relativo alla sepoltura di alcuni soldati periti durante la Prima Guerra Mondiale tra il 1916 e il 1917. A Romano De Zelino in questi giorni sono in corso i lavori per la predisposizione dei plinti di installazione di due pannelli a messaggio variabile destinati su Piazza Cadorna e l'area in prossimità di Chiesetta Torre nel centro di San Giacomo. Trasferta a quota 1500 metri per un centinaio di cittadini cassolesi che, secondo una tradizione inaugurata nel 2018, sono ritornati sul Monte Asolone per rendere omaggio ai caduti della Prima Guerra Mondiale. Insieme a loro, esponenti delle associazioni combattentistiche d'arma e volontari della Protezione Civile. Un cacciatore per errore si spara a un piede e è accaduto a Piombino Dese. È finita al pronto soccorso dell'ospedale di Campo San Piero la battuta di caccia di un uomo che con alcuni amici stava percorrendo le campagne di Piombino Dese all'apertura della stagione venatoria. Dopo aver abbattuto un corombaccio, l'uomo è scivolato il fucile, da dove cadendo è partito un colpo che lo ha ferito al piede. Dolorante, il cacciatore è stato accompagnato in ospedale dai compagni, dove è stato curato. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri. Entro giugno 2026 la frazione di Arsego di San Giorgio delle Pertiche avrà finalmente la nuova scuola primaria. C'erano tanti cittadini alla presentazione del progetto di demolizione e ricostruzione della nuova scuola primaria Giovanni Pascoli di Arsego, che sarà realizzata dal comune di San Giorgio delle Pertiche. I lavori partiranno inizio 2024. Dopo la demolizione la scuola sarà interamente ricostruita. Alla fine ci saranno 10 aule didattiche, 5 laboratori, uno dei quali potrà essere destinato a mensa, spazi polifunzionali e una palestra omologata con entrata indipendente per il pubblico. Un edificio a ridotto consumo energetico con il tetto che sarà coperto da vegetazione resistente. Un'opera da 8 milioni e mezzo di euro, di cui 4 finanziati da fondi PNRR. La scuola sarà consegnata nel giugno 2026. Questa era l'ultima notizia del nostro TG Bassano. Vi ricordo alle 21.15 il Focus con il nostro direttore Luigi Bacialli. Gli ospiti saranno Riccardo Barbisan, Patrizio Boroni, Corrado Callegari, Marco De Blasis, Michele Favero, Settimo Gottardo e Vivian Moro. È tutto, io come sempre vi ringrazio per aver scelto la nostra informazione, vi auguro una buona serata su Rete Veneta e adesso i vostri SMS.